Allora vi ringrazio, ringrazio Serena Pattoni. Io per me venire a Cepagatti è come stare a casa, lo sapete, sono cresciuta qui, qui avevo mia nonna, ci sono i miei zii, insomma, conosco veramente Cepagatti, veramente è cambiata tanto, però diciamo che conoscevo meglio qualche anno fa tutte le vie, perché insomma si passeggiava molto a piedi, per cui ricordo ogni singola strada e quartiere, anche contrada, anzi, perché voi le chiamate contrade, quindi sono legatissima a questo paese, quindi per me è come veramente venire a casa, stare a casa, quindi sono sempre molto felice. Questo progetto nasce da un po' di tempo fa, nella zona sud dell'Abruzzo, perché l'associazione Ricercazione, il cui presidente Orazio Di Stefano, insieme ad alcune scuole, diciamo nella zona di San Salvo, di Vasto, insomma in quella zona, cominciano a pensare di usare lo strumento delle gite, delle visite di istruzione. Quando all'inizio le chiamavo gite, le direttrici mi bacchettavano. I viaggi di istruzione, usare i viaggi di istruzione per far conoscere non solo ai nostri bimbi le peculiarità del nostro Abruzzo, ma anche per far sì che questi viaggi di istruzione potessero essere uno scambio anche tra le regioni vicine. E quindi cominciano a fare un protocollo, insomma, più che il protocollo è arrivato dopo, cominciano a fare dei viaggi di istruzione nel vicino Mugliese, dei viaggi pilota, e insomma avendo un certo successo, perché insomma i bambini, come dire, intanto non conosce molte famiglie, ma anche io stessa, no? Magari uno pensa di andare in Sardegna, ma non sa che il Molise è una regione bellissima, perché tanto sta qui, no? E la stessa cosa succede per tanti luoghi della nostra regione, no? Che si pensa, vabbè, tanto stanno qui, c'è sempre tempo per andare, e poi si arriva alla metà che molte cose non le si sono viste. E quindi, come dire, proprio per far sì che nei ragazzi, nei bambini crescesse l'amore per la propria regione, e anche, come dire, la curiosità per le regioni a fianco, che hanno insieme all'Abruzzo molte tradizioni simili, tra l'altro, oltre che il paesaggio molto simile, lì nella zona del Vastese questa associazione comincia a fare appunto questi viaggi di istruzione sperimentali. Da lì hanno, come dire, riportato alla mia attenzione il risultato positivo, anche, come dire, in senso identitario rispetto all'identità della nostra regione, a quanto poi i bambini riuscissero poi anche il pomeriggio a convincere gli adulti a ritornare in quei posti o nei posti accanto, e questo insomma comunque come dire scatena anche una microeconomia che comunque fa bene ai nostri territori, lì sì, un piccolo turismo di ritorno. Abbiamo insomma deciso come regione di appoggiare questa iniziativa e abbiamo così fatto un protocollo d'intesa con l'associazione Ricercazione, con la regione Molise, con l'ANCI Molise, con l'ANCI Abruzzo. L'ANCI è l'associazione dei comuni nazionali, dei comuni italiani, che mettono a disposizione una serie di cose per far sì che questi viaggi di istruzione possano essere il più confortevoli e belli possibile, e quindi è con le scuole, con l'ufficio scolastico regionale. Quindi diciamo che tutto il progetto si è poi quindi esteso a tutto l'Abruzzo, è partito da lì, ma oggi siamo a Cepagatti, e in realtà molti comuni e quindi anche molte scuole di tutto il territorio hanno cominciato a raccontare ai nostri bambini quali sono le bellezze del nostro territorio e quali sono anche le connessioni e le bellezze dei territori limitrofi. Insomma, oggi quindi è una giornata di presentazione di questo progetto, quindi io ringrazio tantissimo la preside dell'Istituto Comprensivo di Cepagatti, anche insomma le prof che sono qui, perché insomma loro hanno tanto lavoro da fare,
però insomma è veramente positivo quando raccolgono anche stimoli diversi da quelli della didattica, e lo fanno veramente spesso, quindi io le ringrazio, perché stimolare oltre le materie curricolari sicuramente è un arricchimento anche per loro, oltre che per chiaramente i ragazzi. Però voglio ringraziare i genitori in particolar modo, perché è un altro tassello di questa rete di cui parlava Sirena, assolutamente importante, perché i genitori chiaramente devono continuare a sostenere il lavoro che si fa a scuola, perché insomma così il lavoro ha una continuità e anche più senso. Quindi io spero che questo progetto possa incuriosire tutti, perché poi la curiosità è anche il movimento, bravissimo, la motivazione e la curiosità sono proprio fondamentali per l'apprendimento. Diceva un pedagogista, io ultimamente l'ho citato, che l'educazione è non solo apprendere la vita, ma è la vita stessa, quindi veramente questo è un progetto che può scatenare tutto questo. Quindi io vi ringrazio, perché so, ecco, ripeto, che poi raccontarla così sembra facile, ma poi metterla in atto è complicato, è complesso, è delicato, insomma bisogna mettere insieme tante cose, però insomma ci siamo riusciti in altri luoghi, e sono certa che a Cefaganti troveremo terreno fertile. Allora, noi pensiamo che prima che arrivassero le industrie, questi territori, questi luoghi vivevano di attività, che ne so, come la pastorizia, come l'allevamento, come l'agricoltura, come il commercio, come l'artigianato. E allora noi per fortuna stiamo bene, e abbiamo il benessere che ci è dato da questo sviluppo industriale, però dobbiamo tenere sempre una specie di riserva per valorizzare, per utilizzare eventualmente le risorse non industriali ai fini di uno sviluppo nostro, che si chiama, dico un termine difficile, ragazzi, endogeno, perché abbiamo cominciato a studiare da un'ipotesi che nel territorio che ricordava Marinella, due industrie grandissime che sono gestite da multinazionali giapponesi, se dovessero chiudere, che facciamo? Ce ne andiamo all'estero? No, noi vogliamo bene a questi territori, vogliamo vivere qua. E allora, come possiamo vivere? Possiamo vivere mettendo a rete, a frutto e a regime le risorse endogene che abbiamo e che troppo spesso abbiamo dimenticato. Sulla base di questo abbiamo disegnato 4 azioni di sviluppo. Una che valorizza le tipicità o topicità locali, cioè l'enogastronomia, e quindi il prodotto topico, che poi vi diremo. Un'altra che valorizza quello che l'assessore ha chiamato il turismo scolastico, cioè mette al centro della coesione sociale le scuole e fa conoscere loro il territorio con una visione didattica, perché capite, ragazzi, che se voi studiate il Medioevo sui libri va bene, ma se vedete anche il castello, oppure fate vedere il vostro bel castello a ragazzi che non ce l'hanno, voi avete la fortuna di avere il castello, lo capite meglio. Se i ragazzi che non hanno il mare, questa da pochi, i ragazzi di Capracotta che non hanno il mare, glielo facciamo vedere, glielo facciamo studiare, evidentemente capiscono un po' meglio di quello che hanno visto sul libro. E allora quindi abbiamo la seconda azione, questa che Marinella ha spiegato, di abitare i luoghi, cioè abbiamo messo in contatto, in rapporto l'ANCI, i comuni, con le scuole, e abbiamo fatto firmare questo protocollo, e adesso sposteremo queste migliaia di ragazzi per visitare 150 comuni di Abruzzo e Molise. Non tutti i comuni hanno aderito. Il sindaco diceva che ha aderito, quindi hanno aderito delle 2 regioni un comune su 3. E verranno a Cefaganti, già mi hanno detto che, così come voi andrete in giro, già mi hanno detto che verranno, poi attiveremo un gemellaggio nell'ambito di questo con i ragazzi di Agnone.
Vedremo se è possibile. L'ultimo genealogio che abbiamo fatto, Capestrano San Salvo, prevede che nel convento siano una settimana in un campus i ragazzi di San Salvo e poi loro ricambiano. Vediamo un attimo, a Agnone e a Capracotto non gli è difficile trovare disponibilità di permanenza una settimana, poi scatta la reciprocità. È chiaro, ragazzi, che se vuoi andare a Agnone una settimana d'estate, poi quando vengono i ragazzi di Agnone li dovete ospitare, no, per non altro. Va bene. La terza azione del progetto, vi dicevo, è quella formativa. Faremo a breve dei corsi sulla didattica del territorio riservati ai docenti, una già finanziata da una scuola superiore, una di Vasto, un'altra aperta a tutto il territorio e un'altra ad attori sociali, cioè alle guide, agli operatori turistici, agli amministratori comunali, che ne so, sarete qua un dirigente del settore turistico che lo vuole fare, o comunque. La quarta ed ultima azione è quella del turismo di ritorno, cioè abbiamo preso contatti con, già da tempo, le comunità di italiani all'estero, non so se ci pagate, ci avete emigrato, segnatamente con Montreal, in Canada, sono andati i ragazzi di Teramo, con l'Argentina, Mar del Plata, insomma, voglio dire, abbiamo delle relazioni con comunità di italiani che sono disponibili ad attivare questo tipo di... Perché capite che se cominciamo a muovere queste persone che tornano pure per breve periodo, qui ci stanno oltre 60 milioni di italiani fuori dall'Italia, capite che si genera non una piccola, ma una grande economia. Quindi queste sono le quattro azioni. Amici, innanzitutto vi ringrazio per questa possibilità che ci avete dato, perché anche per noi questa è un'innovazione. Vi hanno illustrato le esigenze che sono presentate alla base di questo questionario. Adesso andiamo a vedere effettivamente cosa avete realizzato. Che voi siete convinti che il prodotto topico sia il tarallo, ma chissà, non lo sapete. No. Allora, abbiamo parlato di un campione trasversale. Effettivamente questo è un buon campione. Si tratta di 210 alunni, quindi 210 famiglie, visto che il questionario ha coinvolto tutte le famiglie, e si tratta di alunni di quinta elementare, prima, seconda e terza media, più o meno, diciamo, in percentuali omogenee. 51% donne, 49% alunni studenti maschietti. Residenza, questo dato ve l'ho messo perché ci servirà per capire successivamente. La maggior parte, non so se si legge bene, comunque l'83% circa di studenti residenti a Cepagatti, la restante parte nelle zone limitrofe, quindi Catignano, Pescara, Pianella, Rosciano. Questo teniamolo a mente perché dopo sarà utile. Ok, abbiamo somministrato queste domande. Una prima domanda rivolta soltanto agli studenti: che cos'è un prodotto tipico? Diciamo, i nostri studenti hanno contezza di quello, un prodotto tipico, topico, noi l'abbiamo presentato, abbiamo scritto tipico. Le risposte possibili erano: un prodotto sano e genuino, un prodotto legato alla tradizione del paese, un prodotto che non si trova al supermercato, un prodotto legato alla tradizione familiare. E qui la risposta è stata quasi del tutto univoca, cioè un 95% ci ha detto che il prodotto tipico è un prodotto legato alla tradizione del paese. Quindi, diciamo, questo legame identitario col paese comunque già da questa domanda risulta. Come lo hai conosciuto? Questa è stata una domanda rivolta non solo agli alunni ma anche ai genitori e nonni. Anche qui la maggior parte, diciamo, di tutti e tre queste figure ha scelto la risposta dai racconti di famiglia. In realtà quelli che hanno prediletto maggiormente questa risposta sono stati i nonni con un 60%, poi abbiamo i genitori con un 54% e gli alunni che comunque si avvicinano al 50%. Altra risposta che ha riscosso lo stesso successo è stata dai rituali o dalle cerimonie. Poi noi avevamo messo che cosa? Anche dai mass media o da internet, ovviamente questa risposta l'hanno
l'ha data qualche ragazzo, anche perché nonni e genitori, proprio per questioni, non l'hanno data, proprio perché non c'erano questi mezzi. E dai discorsi degli amici, ora, dai discorsi degli amici sono basse percentuali. In realtà io credo che questo dato derivi dal fatto che molti studenti magari non sono originari di Cepagatti. Quindi dagli amici hanno, quindi c'è questa cosa di tramandare questa identità. Legame tra terra e conoscenza. Quello che dicevamo prima, noi abbiamo chiesto in questo questionario anche il lavoro e l'ambito lavorativo dei genitori. Perché questo? Perché gli alunni di genitori, diciamo, operanti nel settore agricolo si pensa possano avere un maggior attaccamento a quello che è il prodotto, a quella che è la terra. Infatti, se già la maggior parte degli studenti aveva detto di aver conosciuto questo paese dai racconti di famiglia, questa risposta è ancora più forte per coloro che vengono da famiglie che lavorano nel settore, diciamo, di origine contadina, se possiamo dire così. Anche gli altri ragazzi hanno quasi un 50%, però comunque questo identifica ancora di più quello che è il legame tra terra e conoscenza, diciamo, possiamo definirlo così. Abbiamo poi chiesto: ritieni giusto che a scuola si studino le tradizioni gastronomiche del proprio paese? Allora, qui per insomma, alunni, genitori e nonni, diciamo, con questi emoticon, la risposta, diciamo, è stata per circa un 96% di sì. Però adesso studieremo anche chi ha detto no, perché ha detto no. Insomma, mettiamola così. Abbiamo poi chiesto: ritenete giusto tramandarne conoscenze e preparazione a genitori e nonni? Anche in questo caso risposte altissime del 98-96%. Ora però, l'approccio alle tradizioni delle famiglie. Perché abbiamo detto, gli studenti, la maggior parte degli studenti ci dice che è giusto tramandare, è giusto studiare le tradizioni gastronomiche a scuola. Si tratta del 96,67%. Infatti chi ha risposto no è un quasi 3%, probabilmente sarebbero 6 studenti, quindi proprio una cifra esigua. Però di questi 6 studenti, chi ha detto no? Perché lo ha detto? I genitori che risposta avevano dato? Infatti il 67% degli studenti che ha risposto no ha avuto dei genitori che hanno dato la stessa risposta, e un 17% di non sarebbe un solo nonno in realtà, e anche un nonno che ha detto di no, mentre soltanto il 17% dei genitori e nessun nonno ritiene che non sia giusto tramandarne la conoscenza. Quindi diciamo, seppur non a scuola, tramandare la conoscenza è comunque un valore positivo. Contrariamente, chi ha detto sì, questo 97%, hanno detto sì ad eccezione dell'1% dei genitori, anche le famiglie. Quindi diciamo, l'approccio che è positivo o negativo a quelle che sono le tradizioni, la gastronomia, è sicuramente legato al tessuto familiare, al vissuto familiare. Se sì, questo sempre riguarda tramandare le tradizioni, se sì, per quale motivo? Il 65% dei genitori e il 47% dei nonni ci dice perché appartenente alla storia del paese. Quindi ritorna sempre la storia del paese. Il prodotto tipico, i ragazzi lo identificano come quel prodotto legato alla storia del paese, e infatti perché se ne vuole studiare le tradizioni? Sempre per questo legame col paese. Poi le altre risposte erano perché è legato alla tradizione familiare, anche in buone percentuali, per la sua genuinità, risposta data soprattutto dai nonni, e perché può diventare occasione di crescita economica. Qual è il prodotto tipico del tuo paese? Il tarallo, quindi diciamo va bene, avevate indovinato. Vediamo però in che percentuali. Queste sono le risposte che sono state date dai ragazzi. I ragazzi, il 42% dei ragazzi ci ha detto che il prodotto tipico è il tarallo di San Rocco. Al secondo posto troviamo gli arrosticini con il 29%, poi vedremo anche questo dato perché,
l'olio con il 9%, poi abbiamo sagni e fagioli. In realtà non tutti hanno detto sagni e fagioli, avevano scritto pasta di casa, sagne, l'abbiamo identificata con questo sagni e fagioli. Il parrozzo per il 3%, il fiadone 1%, neule 1% e poi c'è chi ha detto altre cose, però irrilevanti. Questo è quello che hanno detto i ragazzi. I genitori cosa hanno detto? Per i genitori, anche per loro, il tarlo di San Rocco è il prodotto topico, diceva Gatti. Però lo è con una percentuale minore, si parla del 33%. Mentre troviamo anche qui al secondo posto gli arrosticini col 14%, il 10% con l'olio. Qui sono molte risposte altro. Anche perché alcune famiglie, alcuni genitori, hanno, ad esempio, hanno scritto e letto l'anduia, perché magari del tuo paese loro intendevano il proprio paese, il proprio paese, sono calabresi. Sì, perché avete dei genitori, sì, e qui poi insomma si riconducono tutti i dati. Cosa hanno detto i nonni? Anche i nonni hanno scelto il tarallo, quindi diciamo tutti e tre, per una percentuale però che è ancora più bassa, perché il 27%. Mentre troviamo le sagne e i fagioli al secondo posto, che nelle altre due classifiche non c'erano, per un 9%, e i fiadoni e arrosticini a pari merito per l'8%. Quindi il tarallo è stato scelto. La scelta del tarallo è familiare nel senso che è condivisa da tutta la famiglia. Abbiamo detto che il 42% dei ragazzi aveva scelto il tarallo. Di questo 42%, quanta percentuale anche la famiglia ha scelto, anche i genitori hanno scelto il tarallo? Il 69% dei genitori ha fatto la stessa scelta degli studenti, cioè il tarallo. Il 57% dei nonni ha fatto la stessa scelta. La scelta è stata condivisa da tutta la famiglia per il 52%. Quindi una famiglia su due identifica il tarallo e lo fa tutta la famiglia, quindi è importante. Certo, quell'altra, diciamo, uno su due non lo fa, diciamo, non lo identifica, ma questo ce lo siamo detti sin dall'inizio. Perché secondo me hanno gli arrosticini. Ma adesso vediamo anche un po' un dato fuorviante qual è. Ecco qui, la scelta del tarallo è territoriale. Cioè noi abbiamo detto l'83% dei ragazzi, e per questo dicevo ricordate la residenza, viene da Cepagatti, è residente a Cepagatti. Infatti, non si legge bene, quello è il dato del tarallo. Infatti, se noi consideriamo soltanto la scelta dei residenti a Cepagatti, il tarallo ha il 47% di preferenze. Quindi comunque sale rispetto al 42 iniziale. E perché sale? Perché i non residenti, cioè quello che ho chiamato altri, invece, sono orientati più verso gli arrosticini, ma proprio perché molti magari sono di Pianella, non lo so, io sono di fuori, però Pianella, insomma, da noi è famosa per gli arrosticini. Quindi questo dato, seppur si tratta di un solo 17%, questo dato comunque va a non a falsare, perché è molto bassa la percentuale, però comunque va a inficiare sull'altro dato, su quello del tarallo. Arrivando al 47%, diciamo, arriva a circa la metà. Quindi, diciamo, come possiamo concludere? Scritto i legami con il territorio. Perché i legami col territorio? Perché abbiamo visto che i ragazzi hanno legato il prodotto tipico al territorio, cioè alla storia del paese. E anche le famiglie, quindi anche i genitori e i nonni, ci hanno detto che è giusto tramandare le tradizioni gastronomiche perché legate al paese. Quindi più che la famiglia, più che tutto il resto, quindi hanno contezza di quello che è un prodotto tipico. Il topico, il contesto familiare, perché la maggior parte dei ragazzi ha conosciuto il prodotto all'interno della famiglia. Ricordate prima la risposta dove hai conosciuto il prodotto? La maggior parte diceva di averlo conosciuto all'interno del nucleo familiare, ancora di più per quei lavoratori, per quei figli di lavoratori operanti nel settore primario, diciamo, per quelle famiglie contadine. Ma
cosa si è rilevato, diciamo, di importante? Che i ragazzi, per una percentuale anche del 97%, vogliono approfondire la conoscenza delle tradizioni a scuola. E questo penso che sia molto rilevante. In merito alla scelta di questo tarallo, comunque, diciamo, seppur non univoca, statisticamente è un dato significativo. Soprattutto, vabbè, lo è tra coloro, quindi se togliamo il cosiddetto errore, diciamo, tra coloro che si sono acepatati. La scelta del tarallo comunque ha coinvolto, come ho detto prima, l'intera famiglia. Uno su due, diciamo che è comunque una scelta che si identifica nell'identità della famiglia e del territorio.